crepuscolo, è il crepuscolo delle grandi speranze. E quei poveri imbroglioni sono i primi a essere lasciati in ombra, magari in compagnia di Rossellini e di Brecht, mentre gli operai loro continuano in questo crepuscolo a andare avanti, andare avanti. Sono passate di moda le ideologie ed ecco qui uno che continua a parlare, non si sa più di che cosa, ha degli uomini che vanno, non si sa dove. Sono Mario D'Amico, ho 68 anni, faccio parte del collettivo Vittorio Nivertullo. E che cosa facciamo? Andiamo nei posti abbandonati dove c'è un po' di degrado, con secchie e tinte, e diamo questi posti, li dipingiamo, gli diamo la possibilità alla collettività di usare questi posti, questi spazi. Poi andiamo in centri d'accoglienza, in centri di anziani, in centri di Alzheimer. E più di tutto andiamo nelle scuole a divertire quei bambini. Questo è quello che facciamo tutti i giorni. Questo quartiere adesso spende di luce sua, no? Da quando abbiamo fatto i dipinti c'è stato gente che è venuta via qui in un quartiere che non aveva mai visto, abbiamo aperto i dipinti e ci ha cercato a casa qui. Tutti i sabati e domenica, certo, ci stanno famiglie che vengono a fare foto, ci stanno tour che vengono a visitare il quartiere, ci stanno televisioni, giornali che parlano di questa cosa, quindi il quartiere è entusiasta di questa cosa. E qui è stato girato un film con Petit Pasolini, Uccellacci Uccellini, sono un po'. Che è successo? Boh! Non usciamo da casa col progetto, andiamo davanti a una facciata e lì decidiamo che cosa vogliamo fare, che cosa vogliamo dire. Adesso siamo quattro, due donne e due uomini. A volte siamo stati 20, a volte siamo stati 5, a volte siamo stati da soli. Cioè. E la maggior parte delle volte c'è chi si compoggia, che sta passando e dice posso fare qualcosa, posso dare una mano, c'è mio nipote che disegna, c'è mio padre che disegna, c'è mio nipote. E quindi diventa una cosa molto. Poi la mia convinzione, cioè che loro cambiano lo stato di quella gente, quindi non mi sono piaciute mai le cose a tinte unite, le cose monocolori. La risposta della gente è quello per cui noi facciamo questa cosa, la risposta della gente è positiva. Perché ti ho detto, i colori cambiano lo stato di quella gente, cioè affacciati dalla finestra e ti metto un po' di cemento davanti, grigio, ti metto un senso di malinconia. Affacciati alla finestra e ti metto un po' di colori, giallo, celeste, verde, cosa ti fa sentire bene. Nelle scuole ci chiamano le mamme che fanno parte del collettivo della scuola. Andiamo a vedere la scuola, parliamo con alcune maestre, con padre, esempio di cose, e stabiliamo un programma, se che può essere quello di integrazione, può essere quello di fare il mondo, fanno dei progetti e poi noi andiamo là insieme ai bambini e sviluppiamo le loro idee. Sì. Ci sono dei centri anziani che sono case famiglia, dove c'è gente anziana che vive là. E le famiglie sono un po' vestite a portarci i bambini in questi posti, perché sono posti a volte non piacevoli. Ma noi andiamo in questi posti con la direzione e stabiliamo che le fa bene i bambini. E ci piace che dipingano i bambini insieme ai nonni. Nei centri d'accoglienza è uguale, andiamo lì e ci sono gente di tutto il mondo. E quindi in questi spazi dove vivono gli facciamo un po' di casa loro. La festa della donna, quest'anno non abbiamo fatto la festa della donna, ma fatto omaggio alla donna. Abbiamo dipinto sui muri facce di donne famose e noi abbiamo fatto con la cantante, abbiamo fatto questa festa in piazza. E poi abbiamo un collettivo di 7 ragazzi giovani, anonimi, tra cui ne fanno parte 2 donne. Ogni mese entra un poeta nuovo, che è l'ottavo poeta. Se tu mandi belle poesie, per un mese pubblicano le tue poesie. Quindi essendo anonimi c'è la libertà di scrivere quello che vuoi. Qualsiasi pensiero vogliono scrivere lo possono scrivere, non sono identificati. Perché tutto è poesia, cioè anche i diventi che facciamo, i colori sono poesia. Al di là dello stesso stile di vita, gli stessi ideali, gli stessi principi, e poi si lega, tutto è poesia, cioè anche un disegno se lo guardi è poesia. Siamo tutti dello stesso quartiere, quindi alla fine sono due entità che stanno ognuno per conto suo, ma poi alla fine sempre nel quartiere torna, usano il linguaggio di qui, di dove vivo, dove sono cresciuti. Ci stanno entità di quartiere, siamo contenti di essere nati in Borgata, e se per anni ci hanno avuto le bocche chiuse, ci hanno lasciato in disparto, e adesso ci abbiamo, esistiamo.